Giuri di difendere i principi del nostro ordine? E tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E mai divulgare i segreti e la vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a ogni costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi. Ora sei un templare, foriero di un mondo nuovo. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Hai capito ora? Ora capisco perché ti interessa tanto Sheik Ormak. Shei aveva scoperto tutta la verità e di conseguenza ha fatto la sua scelta. E potresti trovarti di fronte allo stesso dilemma. Non pensavo saresti arrivato fin qui. Invece sei sulla via giusta. Non abbiamo ancora accesso ai server di sotto, ma ce n'è un altro proprio in cima al palazzo, vicino all'ufficio di Melanie. Devi andare lì. Puoi passare dal mio ufficio. Dobbiamo parlare. Questo ufficio era quello di un certo Olivier Garnot. Era il mio predecessore come direttore creativo dell'Abstergo Entertainment. Otzoberg rappresenta la nostra società madre, l'Abstergo Industries. Lui ti mostrerà la vera storia del mondo, come ha fatto con me. Olivier era carino, intelligente e amava il suo lavoro. Ma un anno fa ha intuito qual era la verità. Nessuno l'ha più visto. Di solito non permettiamo alla gente di progredire alla svelta, ma tu hai lavorato duro dimostrando di meritarlo. Ora hai un accesso di sicurezza di livello 2. I server su questo piano sbloccano altri ricordi di Shei. François Macandal salvò Baptiste dalla schiavitù e lo iniziò alla confraternita. Macandal era un mentore feroce e nel disperato tentativo di liberare gli schiavi infranse il suo stesso credo, uccidendo indiscriminatamente. Sebbene non concordi con loro, alcuni assassini hanno un onore. Macandal non l'aveva. Grazie alla geniale pianificazione di Madeleine de Lille, i Templari giustiziarono pubblicamente Macandal nel 1758. La sua patetica giustificazione per la confraternita non stava in piedi.
Quando il suo compagno e amico d'infanzia, Agathe, fuggì in Louisiana, Baptiste capì che la sua vecchia vita nella confraternita era inutile. Madeleine vide il potenziale di Baptiste e diede ordine ai Templari di New Orleans di fare un patto con lui. Se fosse riuscito a far uscire allo scoperto Agathe e ad eliminarlo, avrebbe potuto unirsi all'Ordine dei Templari. Anche se Baptiste fu ucciso dall'assassina Aveline de Grandpré, il suo percorso mostra la chiara superiorità degli ideali templari rispetto al terrorismo degli assassini. L'Animus è pronto, ti sta aspettando. L'entità della prima civilizzazione, chiamata Giunone, è ricomparsa nel Grande Tempio a New York nel dicembre 2012. Non è più dotata di un corpo, ma esiste come una coscienza digitale da qualche parte. Sono pronti per essere riprodotti. Ci siamo quasi. Sappi che il tuo aiuto è per una giusta causa, anche se non sai ancora di che si tratta. Ti ammazzerei io, ma poi lei ti resusciterebbe per rimetterti a lavorare. La figura di Eytan Kanway per me è molto controversa. Ho un grande rispetto per lui. Dopotutto, era il gran maestro di rito coloniale incaricato di trovare un sito dei precursori. Eytan era scaltro e spietato, ma aveva una serie di debolezze emotive che alla fine lo hanno portato al crollo. Perse il padre quando era un bambino e il gran maestro inglese Reginald Birch lo crebbe secondo i dettami dell'Ordine Templare. Poi Eytan scoprì che suo padre Edward era stato un assassino. Il fatto che abbia scelto di rimanere un templare invece che seguire le orme del genitore mi dice che sapeva già di aver scelto la giusta strada. Quando Eytan scoprì che era stato Birch a uccidere suo padre, lui e sua sorella lo uccisero cercando vendetta. È stato quello l'inizio della sua rovina. I templari uccidono per necessità, non per le emozioni. Quando scoprì che suo figlio Connor era un assassino in azione nelle colonie, la stessa debolezza nelle emozioni fermò la sua lama. Peccato che Connor non mostrò la stessa pietà.